Benvenuti ragazzi e bentornati, io sono Shotaku, come sempre oggi andremo a parlare di argomenti tanto 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 tempo, quindi se ancora non l'avete fatto non dimenticate di iscrivervi al canale e mettere un pollice in su. Ok. Questa luce mi fa effettivamente un po' strano, però vi devo dire la verità. In questo periodo ho cercato di non fare video, ma non perché non mi andasse, semplicemente perché arrivato questo periodo qui in Puglia si muore di caldo e quindi io normalmente ho quelle 4-5 luci per fare lo studio tipo quello di Barbara D'Urso e al momento ne sto usando solo una per non morire di caldo. Comunque, finalmente eccoci ritrovati su un acquisti manga del mese di luglio. Siamo ancora in tempo. A luglio effettivamente ci sono stati un po' di acquisti, cercherò di riassumerli tutti in pochissimo tempo, magari cercando di non dare troppe informazioni su ogni manga, così che il video non diventi, come sempre, di 2 ore. Effettivamente, questo mese non c'è stato un manga, un acquisto di cui io mi sia pentito particolarmente. Però, se vogliamo continuare la tradizione, abbiamo Grimm's Manga Tales di Kei Ishiyama. È un cofanetto edito da Manga Senpai, prezzo di copertina di 14,80€. Effettivamente era un manga che avevo acquistato tantissimo tempo fa su Amazon, però all'improvviso la data è continuata a slittare, poi slittare, finché non è arrivato a casa improvvisamente. Però è un po' così, ci sono queste storielle tratte dalle fiabe dei fratelli Grimm, con uno stile molto moe, molto comico, molto così. Però ammetto che i disegni sono molto carini ed è il motivo per cui ho apprezzato leggerlo. Abbiamo Spy Family 4 di Tatsuya Endo, edito da Planet Manga con il prezzo di copertina di 4,90€. Devo ammettere che questa serie continua a piacermi ed è bellissima e spero che continui all'infinito, come ho già detto più volte. Però sì, mi piace veramente tanto e soprattutto amo veramente tanto le copertine. Effettivamente avrei fatto entrare Konosuba 3 negli acquisti di cui mi pento, però come vi ho già detto amo troppo l'anime e quindi continuerò a collezionarlo non curante. Ovviamente il manga è curato da Masahito Watari ed è edito da Planet Manga col prezzo di copertina di 4,90€. Sto andando veramente veloce oggi. Yes. Poi una novità. Abbiamo Love from the Other Side di Nagabe, l'autore di Girl from the Other Side, notate il gioco di parole, edito da J-Pop col prezzo di copertina di 11,90€. Ora, ammetto che il prezzo di copertina è un po' leggermente alto per un volume che comunque non è grandissimo, però è un insieme di storie dell'autore che sono comunque parallele, hanno un qualcosa in comune dal punto di vista tematico con Girl from the Other Side, come ben sapete uscirà a breve l'ultimo volume in Italia, e devo ammettere che mi è piaciuto veramente tanto, sono storie veramente carine, poi io amo Nagabe, mi sono veramente innamorato dello stile, stupendo, fantastico, questi dettagli, questi... Oh. Finalmente ho recuperato un'opera che volevo collezionare da tantissimo tempo, e sto parlando di Gen di Hiroshima, di Keiji Nakazawa, questo è il primo volume edito dalla Hikari col prezzo di copertina di 42€. La ristampa effettivamente è un po' costosa. Finalmente abbiamo una ristampa che è alta abbastanza come gli altri 2 volumi che erano in circolazione, so che per anni c'erano stati dei problemi riguardo le ristampe. Comunque è un'opera bellissima, è un capolavoro, finalmente l'ho recuperato, lo consiglio a chiunque ami l'arte, ami la storia. È veramente bello e spero di farci un video apposito in cui ve lo recensisco. Ammetto che sono 3 volumi, sono bei mattoni, ma è un'opera che si legge veramente con le lacrime agli occhi, col sorriso. È un'opera che si legge veramente bene. Poi ho voluto prendere Platinum End di Oba e Obata. Non mi ha preso, non mi è piaciuto proprio e non so onestamente se continuare a collezionarlo, anche perché vorrei collezionare le altre opere che non fossero per forza Death Note, quindi ci sta, però non mi ha preso, non so se mi continuerà a prendere con gli altri volumi, quindi sono un po' titubante. Fatemi sapere cosa ne pensate, se a voi è piaciuto e dovrei continuare a collezionarlo. Finalmente è arrivata la ristampa di un'opera che volevo da molto tempo e ringrazio sempre Planet Manga di questo
anno di ristampe. Sono felicissimo di poter recuperare Un marzo da leoni di Chika Omino, edito da Planet Manga con il prezzo di copertina di 7 euro. Onestamente non l'ho mai letto, ho soltanto sfogliato qui e lì, però ho visto l'anime e mi sono innamorato della storia, delle tematiche, quindi è un manga che leggerò con molta curiosità e sono riuscito a recuperare il volume 1 e il volume 2. Aspetto questo mese, il mese di agosto, per recuperare anche il volume 3 e il volume 4 e continuare. Come ben sapete, sto cercando di recuperare tutto Hikari Man di Hideo Yamamoto e sono riuscito a recuperare il volume 2, il volume 4 e il volume 5. Mi chiederete perché non c'è il 3? Perché non so contare, quindi ho dimenticato completamente di comprare il 3 e lo rifarò. Vedrò questo mese di riuscire a recuperarlo. Comunque è un'opera che si trova facilmente per ora, è un'opera che mi sta piacendo veramente tanto. Forse non arriva ai livelli di Homunculus, però è un'opera molto interessante, mi piacciono le solite tematiche dell'autore, quindi continuerò sicuramente a collezionarlo anche perché in pochissimi volumi. Nonostante molti continuino a criticarlo, devo ammettere che io mi sono innamorato di Tokyo Revengers di Ken Wakui. Come vi avevo già detto, l'opera è edita in Italia da J-Pop col prezzo di copertina di 6,50€. Io sono riuscito a recuperare questo mese il volume 2, il volume 3 e il volume 4. Il volume 5 l'ho comprato, mi è stato spedito, ma probabilmente arriverà a settembre qui a casa, quindi lo sto aspettando con ansia. È un'opera che mi sta piacendo tantissimo, ragazzi, veramente tanto. Continuo a leggere critiche un po' ovunque, ma io non ci posso far niente e continuare a collezionarlo. Ci sono cliché ovunque? Sì. È una storia che dà a volte di trito e ritrito? Sì. Però i personaggi sono così caratterizzati bene che riescono a farti coinvolgere appieno nella storia. Quindi io sicuramente continuerò a collezionarlo. Ormai sapete bene che è una tradizione finire tutti gli acquisti manga con un'opera di Osamu Tezuka. Quindi oggi finiamo questo acquisti manga di luglio proprio con Black Jack volume 2, edito da J-Pop col prezzo di copertina di 12 euro. Questa Osamushi Collection, come vi dico sempre, è stupenda. Quando finirà continuerò a collezionare tutto ciò che mi manca, come per esempio la Fenice che vorrei recuperare, ma è qualcosa di stupendo, è un'opera che è veramente curata nel dettaglio e Black Jack, l'opera di cui parliamo oggi, è veramente figa, è veramente bella, sicuramente una delle opere di Osamu Tezuka che più mi piace, più popolare e più ha quel carattere occidentale che effettivamente è difficile da spiegare, però è veramente coinvolgente, sono mini storie che però riescono, nonostante siano poche pagine, essere un concentrato di tutto ciò che abbiamo bisogno quando leggiamo una storia. Io ho finito. Per oggi è tutto. Come vi avevo detto, oggi ho cercato di fare un po'. Noi ci becchiamo al prossimo video. Spero vivamente di riuscire a fare un acquisti manga almeno settimanale, così che riesca a diluire tutti gli acquisti settimana per settimana e magari riesco a dedicarmi più tempo nell'analisi di ogni manga che compro e farvi sapere le mie impressioni con i tempi un po' più diluiti invece di questo video. Quindi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci becchiamo al prossimo appuntamento qui sul canale. Alla prossima!